Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando con gioia la solennità di Santa Maria Assunta in Cielo, in cui si festeggia la perfetta partecipazione di Maria alla glorificazione ottenuta da Gesù attraverso la sua morte e risurrezione. La Madonna che non è passata attraverso la corruzione della morte, ma che si trova già ora in cielo, in corpo ed anima. Questo dogma di fede fu formulato da Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950, con la Munificentissimus Deus, ed è il quarto dogma che riguarda la figura della Madonna. Facciamo un po' di passo perché è importante conoscere tutti. Il primo dogma di fede che emerse nella Chiesa Cattolica su Maria Santissima e che oggi più che mai va considerato e difeso è quello sulla verginità perpetua di Maria. La Madonna che fu vergine prima del parto, dell'Immacolato Concepimento, durante il parto, perché la Madonna partorì senza i dolori del parto, e dopo il parto, perché visse il vero matrimonio con San Giuseppe, che amava profondamente come sposo, nella più assoluta continenza, castità e mantenendo fino alla fine il pregio e il sigillo della verginità. Questo fu il primo dogma di fede che comparve tra i primissimi secoli della vita della Chiesa. Il secondo fu quello sulla maternità divina, formulato dal Concilio di Efeso nel 431, noi lo festeggiamo liturgicamente il 1 gennaio, con la festa di Maria Santissima, Madre di Dio. Il terzo fu quello dell'Immacolata Concezione, 1854, il Beato Giovanni, 8 dicembre, bolle di Fabilis Deus, stabilì che la Madonna, unica fra tutte le creature, ebbe il privilegio, in vista della sua vocazione a diventare madre del Figlio di Dio, di essere concepita senza contrarre la macchia della propria origine. Ultimo, in ordine cronologico, l'Assunzione di Maria Santissima. Voi sapete che qualche anno fa, quattro cardinali, era ancora Papa Benedetto XVI, se non ricordo male, fecero al Papa formale richiesta di considerare, di cominciare a considerare il cosiddetto quinto dogma mariano, che ancora non è stato fatto, e che io personalmente sarei molto felice se in futuro potesse essere formulato, che è quello che riguarda la dichiarazione di Maria Santissima, dichiararla come corredentrice del genere umano, mediatrice universale di grazia e avvocata dell'umanità. Voi sapete che in un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa, che sono le apparizioni di Amsterdam nel secolo scorso, dal 1959, la Madonna avrebbe formalmente chiesto alla Chiesa la considerazione nella formulazione di questo dogma, che attualmente non è ancora realtà. L'ultima cosa che volevo con voi considerare per quanto riguarda la festa dell'Assunta, essendo questa l'ultima omelia, è il discorso sulla santità del corpo. In effetti questa festa non è altro che la perfetta glorificazione anche del corpo da subito di Maria Santissima. Noi sappiamo che Gesù Cristo è risorto veramente dalla morte. La Chiesa fonda la sua fede sulla realtà della risurrezione. La realtà della risurrezione non soltanto è una prova suprema e per antonomasia del fatto che Gesù è il Figlio di Dio, ma che rappresenta anche, come dire, il termine ultimo e definitivo dell'opera di salvezza operata da Cristo. Noi siamo esseri umani, fratelli e sorelle, non siamo angeli, siamo tutti d'accordo, giusto? Voi sapete che gli angeli, abbiamo sempre, abbiamo un angelo custode vicino a noi, ce l'abbiamo, anche se non ci crediamo e anche se non lo vediamo, state tranquilli che ce l'abbiamo, ma gli angeli sono puri spiriti, d'accordo? Sono un pochino simili a quella che è la nostra anima dopo la morte, spiriti senza materia, senza corpo, d'accordo? Noi siamo esseri umani, noi siamo uomini, non siamo angeli, noi siamo anima e corpo. Domanda: che fine farà il nostro corpo tra un centinaio di anni? Così facciamo 100 anni, così coinvolgiamo pure i piccolini, non offendiamo nessuno, facciamo 120 anni, così non si offende nessuno. Dove staranno i nostri corpi tra 120 anni? C'è qualcuno che ha qualche idea? Saranno sepolti, si presume, in qualche cimitero, a meno che Gesù non sia tornato già alla gloria, speriamo, a
giudicare vivi e morti ci sarà la risurrezione della carne, giusto? Vanno al cimitero, va bene? E questo fatto è una cosa bella e una cosa brutta. Poi qualcuno di voi è contento di dover per forza un giorno, non ci possiamo fare niente, eh? Questo corpo, San Paolo chiama la nostra abitazione della terra, la lettura di silenzio ai funerali, gli dobbiamo dire arrivederci. E a differenza di quello della Madonna, purtroppo farà una brutta fine. C'è qualcuno che di questo è contento? C'è qualcuno, alzi la mano. Spero di no. E questo corpo è stato salvato o non è stato salvato da Gesù? Sì o no? Sì. Questo corpo è stato salvato. Perché Dio non si è sbagliato a creare l'essere umano, che tra l'altro è il suo capolavoro, come anima e corpo. Quando è che noi riceveremo la salvezza che Gesù ha già operato nel nostro corpo? Con la risurrezione della carne, dove i nostri corpi risorgeranno, dice Santa Madre Chiesa, gloriosi, attenzione, con le stesse fattezze che abbiamo avuto in vita, il corpo sarà il nostro, non sarà un corpo etereo, e perfettamente conformato al corpo glorioso di Gesù, a cui il corpo santissimo di Maria immediatamente, terminato il corso della vita terrena, si è conformato. Corpo. Domanda: come mai il nostro corpo si corrompe? E sarà un dio? E come mai non si è corrotto il corpo di Maria? Abbiamo già accennato ieri. Il corpo di Maria non si è corrotto perché nell'anima di Maria non è mai entrato il peccato. D'accordo? Tra i peccati, noi sappiamo benissimo, ce ne sono alcuni, anzi molti, che coinvolgono il corpo dell'essere umano. Oggi poi più che mai stiamo in un mondo, adesso lo vanno a vedere, in cui il corpo è da un lato idolatrato, dall'altro disprezzato in una maniera assolutamente indegna e ignobile. Quindi abbiamo questi due estremi. Per cui, come Santa Madre Chiesa ci ricorda, fa parte fondamentale della nostra personale santificazione ed anche del servizio che dobbiamo compiere verso l'uomo di oggi, sapete, rinsegnargli ad amare santamente il proprio corpo. Non è mica tanto facile amare esattamente il nostro corpo, adesso lo vedremo. Il corpo nostro, insegna Santa Madre Chiesa sulla scorta di San Tommaso d'Aquino, è unito alla nostra anima, che ne è, come dire, la forma sostanziale. Cioè io in questo mondo mi comunico, mi manifesto sempre e solo attraverso il corpo, i miei pensieri, è soltanto nostro Signore. Attraverso non soltanto le mie parole, attraverso i miei gesti, attraverso i miei sguardi, attraverso il mio modo di pormi, il mio modo di camminare, il mio modo di gesticolare, gli atteggiamenti che ho. Pensate a un superbo, come si vede subito dall'atteggiamento altero che ha una sua persona. Si vede, no? Non dice una parola e noi pensiamo subito: ma guarda questo, ma chi si crede adesso? Lo vedi da che cosa? Ma ha detto manco una parola, lui dall'espressione del viso, che è stato tutto così, che è stato tutto impettito, o che fa, o ha degli atteggiamenti esteriori strafottenti, provocatori, capite? Si vede? Voi pensate che gli esperti dicono, quindi, guarda che tanto, che noi comunichiamo con il corpo, sapete in che percentuale? Senza parlare, al 92%. Capite? Io non dico una parola e ho già comunicato il 92% della mia anima a chi mi sta davanti. O non lo dico io, c'è un mio amico che lavora a Confindustria, che mi ha detto che ha partecipato a uno stage dove c'erano esperti in merito, perché loro, capite, quando si stanno nell'ambito della comunicazione umana, sapete tante cose, e li hanno tutti quanti indottrinati fin dei minimi particolari, insegnare come si fanno i colloqui, come devi essere vestito, come devi muovere, perché tutto questo è comunicazione. Va a finire che quelli che non conoscono la parola di Dio diventano che ci fanno scuola a noi. Questo per far capire che non è il corpo è una cosa esteriore, chi se ne importa, se cammino a zampa all'aria, se sto vestito, se sto nudo.
muovo, se sto in piedi, se passeggio, se mi muovo male, se gesticolo, sono tutte cose esteriori, ma non è vero neanche per niente. Non è vero neanche per niente, perché la nostra anima comunica attraverso il corpo. Non è vero, capite? E il nostro corpo è espressione di quello che noi siamo. E come trattiamo il nostro corpo è espressione di quello che noi siamo. Allora, come va trattato il corpo cristiano? San Paolo ci deve parlare molto chiaro. Il corpo va trattato con dignità, santità e rispetto. Il nostro corpo deve essere rispettato. D'accordo? Cominciamo a parlare, cominciamo da leggero. Facciamo un po' di esempi che fanno un po'. Il fumo. Avete visto i pacchetti di sigarette attuali? Io vi confesso che tanti anni fa purtroppo ho commesso questa leggerezza di fumare, adesso non lo faccio più, grazie di Dio. Avete visto i pacchetti di sigarette di oggi? Allora, sembra che uno sta a funerale, sta nell'orologio, diciamo, le cose le tombe davanti, il fumo uccide, il fumo fa morire i bambini, fa questo, fa quell'altro, un disastro, no? È una campagna molto molto caricata. Però voi provate a pensarci. Io ho conosciuto tante persone che sono morte, e forse, anzi senza forse, prima del tempo, a causa di problemi connessi con il fumo. Capite? Se io fumo, danneggio il mio organismo umano. Capite? Domanda, noi quanto tempo dovremmo stare sul pianeta Terra? Io? A che anni? Qual è il giorno della mia morte? Quando morirò? Il 24 marzo del 2046? Boh, non lo so. E come faccio ad essere sicuro che la data della mia morte è conforme a quella che ha stabilito il nostro Signore? Perché io starò sul pianeta Terra, nella mente di Dio, fino a quando Dio vorrà. D'accordo? Ci siamo, no? E siamo proprio sicuri di questa. E se io fumo come un tubo, mi fumo 40 sigarette al giorno, e a 50 anni mi viene un tumore ai polmoni, e poi sono morto, poi magari man mano comincio a pensare, ah nostro Signore, mi devi guarire, mi devi fare un miracolo, devo guarire, e poi se non mi guarisce è pure arrabbio con il nostro Signore. D'accordo? Allora, io sono morto a 50 anni di tumore polmoni. Era volontà di Dio. Punto interrogativo. Forse il nostro Signore, quando mi trovo dall'altra volta, dall'altra parte, mi chiederà, Leonardo, ma chi te l'ha ordinato di fumarti 40 sigarette al giorno? Non lo sai che fanno male? Non lo sai che il tuo corpo te l'ho dato io su questa terra? Perché volevo che tu rimanessi fino a 80 anni? Perché a 65 anni saresti diventato qualcosa che per me non succederà mai, vescovo! Saresti stato un grande vescovo, avresti fatto il concilio, e invece fumato come tu che sei morto a 50 anni. Come la mettiamo? Questo per farvi capire una cosa che magari non ci pensa. Altro problema, il rapporto con il cibo. Il rapporto con il cibo. Voi sapete che non solo in Italia, ma anche altrove, comincia a essere allarmante il fenomeno dell'obesità infantile. Leggete le statistiche, no? Allora, secondo voi l'obesità è un problema estetico? Perché molti oggi non sono obesi, attenzione, non per nobili motivazioni. D'accordo? Cominciano ad aprire marzo, siccome devono andare al mare, la prova del costume, e io non posso farmi vedere che sono brutto, allora devo essere magro. Ma noi non dobbiamo diventare obesi, non per problemi di linea, ma perché se io divento obeso, sto facendo una violenza al mio corpo, espongo a pericolo la mia salute. Io vorrei vedere tanto Papa Francesco qui, che sicuramente sottoscriverebbe direte attenzione, capito? Perché ogni tanto se ne esce, cioè, questo era peccato mortale, e vedi che la gente la fa così, no? Ho detto due o tre volte, una volta sulle chiacchiere, una volta sulla macchina, questo è un pochettino più, e la gente sta così, no? Cioè, se io, come dire, maltratto in questo modo il mio corpo, e lo maltratto perché? Perché faccio un sacco di peccati di gola. Peccato di gola, siccome è un peccato veniano, non ci facciamo caso, no? Quindi ne facciamo una catena, uno appresso all'altro, e poi dopo 10 anni diventiamo più larghi che lunghi. Ma se io divento più larghi che lunghi, voi sapete che la mia salute è compromessa, la circolazione è compromessa, il cuore è compromesso. E io ho conosciuto nella mia vita, purtroppo, persone che hanno avuto problemi gravi di salute e problemi con il salute fatto. Quindi questo è non trattare bene il nostro corpo. È materia di confessione, non è un problema estetico. Poi, gli eccessi contrari, chi ha
gli anoressici che non mangiano mai, ma non perché il pozzo mangia troppo, perché se mi ingrasso mette a repentaglio la mia salute e quindi maltratto il corpo che Dio mi ha donato, perché non custodisca in buona salute e perché faccio la mia missione. No, perché devo essere bellissimo, devo essere attraentissimo, devo essere provocante, tutti devono guardarmi per dire quanto sei bello e possibilmente, eventualmente, in caso eventuale, quanti fanciulli ci stanno, anche fare qualche, diciamo, geneticamente peccatuccio impuro che tanto male non ci fa, d'accordo? Uno pensa. Dimenticando però che il sesto comandamento non è andato in pensione dopo il 1968, c'è stata la rivoluzione sessuale, quindi da oggi in poi ci siamo liberati dei tabù e quindi amen. No, no, non è andato in pensione il sesto comandamento, è rimasto tale e quale come era nel 1967, 65, 1900, 1800, 1700 e fino al 33 dopo Cristo, è rimasto tale e quale identico, senza nessuna variazione, capite? Allora si assiste a queste forme, e quali sono le forme estreme? La chirurgia estetica. Voi sapete quanta gente ricorre alla chirurgia estetica, e non solo le donne, perché qua sono sempre le donne che vanno di mezzo. Sapete i maschietti che fanno la chirurgia estetica? Io non è che voglia, non posso fare al pubblico di fare un po' di esempi anche eccellenti, capite? I capelli finti, i lifting, le cose difficili, gli imbrogli. Secondo voi, un intervento di chirurgia estetica finalizzato a, come dire, procrastinare il più possibile il decadimento della nostra umana natura, è una cosa fatta bene davanti a Dio? Sì o no? È un trattare esattamente il nostro corpo, è un trattarlo così come vogliamo che da Dio che sia trattato? Non credo. Capito? E le mode? Adesso noi la settimana prossima a quest'ora, se Dio vuole, staremo a Fatima. D'accordo? Una donna a Fatima ha dato un bellissimo messaggio, ma nel cosiddetto terzo famoso, i famosi segreti di Fatima, voi dovete calcolare questo corpo, non diremo a Fatima, eh? Se io vi dicessi, il terzo segreto lo conoscono quasi tutti perché fece tanto rumore nel 2000, messo questi due di bianco, mi hanno ucciso, eccetera, eccetera, no? Ma il secondo segreto di Fatima è il primo segreto di Fatima. Qualcuno li conosce? Poi approfondiremo Fatima, perché insomma, questa è una delle apparizioni più importanti nel corso della storia della Chiesa. Quest'anno è il centenario, il Papa ha canonizzato il beato Francesco, allora e la piccola Giacinta. Tra poco faranno santa anche sulla Lucia. Quindi Fatima è un'apparizione breve ma significativa. Sapete qual era il primo segreto di Fatima? Il primo? La visione dell'inferno. I pastorelli per due secondi hanno visto, guidati dalla Madonna, il fuoco dell'inferno. Argomento un pochino dimenticato. E chi ci stava dentro? Che non erano soltanto i demoni, erano pure gli uomini. La Madonna ha detto una cosa. Anzi, detto diverse cose, e concludo. La quasi totalità della gente che va all'inferno era gente che non credeva che esistesse, uno. Oppure che pensava che Dio è buono, a tanto di farlo non ci va nessuno. Secondo, i peccati che portano maggiori anime all'inferno, sapete quali sono? Sono i peccati della carne. Ha detto la Madonna, in perfetta, come dire, consonanza con 2000 anni di tradizione della Chiesa. Terzo, insieme ai peccati della carne ce ne sta un altro che ci dispone, che sono le mode invereconde. Verranno mode che offenderanno molto Dio, femminili e maschili, perché anche qui non c'è sempre la mente, non soltanto le donne. La Chiesa non ha mode, il Vangelo è sempre lo stesso. Questo è quello che ha detto la Madonna. Se uno poi vede quello che è successo dopo, tutto quello che è stato da lei detto puntualmente si è verificato, così come il secondo segreto di Fatima, se nessuno conosce, che era la profezia sulla seconda guerra mondiale, puntualmente verificatasi, e il terzo che è stato scongiurato, come spiegò Ratzinger, perché lei stessa ha fatto un miracolo il 13 maggio 1981. Se non Giovanni Paolo II, capite, sarebbe passata la miglior vita molto prima della sua morte naturale, quando aveva 23 anni dopo. Ecco, quindi io penso che sia fondamentale, mi fermo qui perché il tempo a disposizione non è più molto, che noi impariamo a riconsiderare santamente e cristianamente il nostro corpo. Il corpo è un dono di Dio che va ben usato, va ben trattato, va mantenuto in salute, non va profanato né con l'impurità
né con modestia, dobbiamo ringraziare il Signore perché questa vita è lo strumento con cui possiamo crescere in santità e grazia davanti a Lui. E attenzione, avrà tanta gloria quando ci sarà la risurrezione dei corpi, quanto più santamente e dignitosamente lo abbiamo custodito e vissuto in questa vita terrena. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì, sì.